Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino del Ferrari Transporter, il track delle Formula 1 campioni del mondo 2007. Ed eccoci arrivati con il video tutorial del fascicolo numero 78 dove ragazzi abbiamo ricevuto come al solito un'altra mega super iper fustella piena di pezzi, guardate qui che roba. Allora, in particolare ci sono tutte le cerniere superiori dei vani, poi la scatola elettrica, non vedo l'ora di analizzarla, e poi ci sono le paratie e poi ci sono tutti i vari supporti e alloggiamenti che ci serviranno per montare tutti questi particolari. Ok, siete pronti per questo nuovo tutorial? Allora iniziamo, Ferrari Transporter. E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino del Ferrari Transporter del nostro video e cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutte le fasi di assemblaggio. E mi raccomando, se vi siete persi i tutorial precedenti andatele a rivedere, vi lascio qui in alto a destra il link alla playlist del Ferrari Transporter. Allora, l'ultimo tutorial che abbiamo pubblicato sul canale è quello di Jig robot d'acciaio alto 70 cm. Abbiamo completato anche l'assemblaggio del piede destro ed anche questo modellino, ragazzi, dopo 8 fascicoli comincia a vedersi qualcosa. Testa completa, due piedi completi, comincia a vedersi qualcosa. E nei prossimi inizieremo con l'assemblaggio della parte inferiore della gamba, non vedo l'ora di vederla. Ok, quindi andate a vedere l'ultimo tutorial. E detto questo, andiamo a vedere a che punto avevamo lasciato il semi rimorchio del nostro Ferrari Transporter. Andiamo a vedere. Bene amici, e come sapete stiamo lavorando sul semi rimorchio del nostro modellino e nel tutorial precedente abbiamo assemblato i primi componenti sui vani porta oggetti. Eccolo qui, guardate che bestia, ne abbiamo ricevuto due sulla quale abbiamo montato i supporti con le plafoniere e il porta led. Guardate che spettacolo visto dall'interno, quindi qui ragazzi è dove ci saranno posizionate le luci che andranno a illuminare appunto la parte interna dei vani. Guardate che spettacolo. Allora, il primo vano porta oggetti andrà posizionato in questa posizione, mentre il secondo, eccolo qui, un rapido sguardo, praticamente molto simile all'altro, andrà posizionato qui di seguito, esattamente in questo modo. Ed ecco qui il nostro semi rimorchio dopo la predisposizione dei vani. Ragazzi, guardate che bestia che sta diventando, veramente spettacolare. Ok, dopo questa piccola panoramica iniziamo con il nostro unboxing, vai! Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 78, opera distribuita dalla Centauria. Iniziamo subito con le fasi di assemblaggio, eccole qui, cerniere dei vani e scatola elettrica. Guardate quanti componenti, ecco l'assemblaggio della scatola elettrica che adesso andiamo ad analizzare. Quindi tutto l'assemblaggio delle cerniere, quindi riempiremo i vani di tantissimi dettagli. Poi qui c'è anche un altro tipo di assemblaggio, forse un particolare che abbiamo già diciamo preassemblato nei tutorial precedenti, e questo sarà il risultato finale, quindi ci porteremo un po' avanti con l'assemblaggio del semi rimorchio. Allora, nel video prossimo, quindi con il prossimo fascicolo, riceveremo la parte superiore e inferiore del generatore, lo scarico e le plafoniere. Perfetto. Ok ragazzi, diamo ora uno sguardo a questa mega super iper gigantesca fustella. Guardate quanti particolari, eccola qui, e iniziamo con l'assemblaggio, vai. La prima fase di assemblaggio l'andremo a eseguire su una delle due paratie, questo particolare in plastica color silver metallizzato. Allora, in questa sede andremo a montare questa diciamo scatola dei comandi. Come potete vedere ci sono dei pulsanti, guardate che bella. Non facciamo altro che andarla a montare ad incastro mediante il perno. Procediamo.
ed ecco fatto. La centriamo ed ecco come si presenta la paratia completa della scatola con i pulsanti. Recuperiamo ora la prima paratia. Allora ragazzi, la riconoscete perché è quella che ha soltanto due plafoniere, mentre l'altra ce n'ha tre. Allora andremo a montare la prima paratia in corrispondenza di questi due fori. Vedete, qui in basso ci sono questi due piedini, quindi non facciamo altro che andarla a inserire esattamente in questo modo. Facciamo corrispondere i piedini e premiamo fino in fondo. Vediamo il risultato, ecco qui come si presenta. Quindi la mettiamo dritta, ecco fatto. Così è come si presenta il primo vano con la prima paratia. Wow! Si prosegue ora con l'assemblaggio della scatola elettrica, che è questo particolare realizzato con un colore grigio sempre satinato, metallizzato, leggermente più scuro di quello che siamo abituati a vedere di questi vani. Allora, come potete vedere, sulla superficie di questa scatola sono stati ricavati minuziosamente tutti i dettagli della scatola elettrica. Allora, in questa parte possiamo vedere tutti i pulsanti di comando di tutta la centralina. Ragazzi, guardate che spettacolo, quindi sono stati, diciamo, serigrafati veramente bene. Qui ci sono addirittura dei display dove molto probabilmente si vanno a leggere dei valori, e qui uno schema elettrico. La trovo fatta veramente bene. Ok, adesso andiamo ad assemblarla. Andiamo a posizionare esattamente nel vano che abbiamo appena delimitato con questa paratia. Allora faremo corrispondere il foro della scatola con questo perno. Ecco fatto. Dopodiché andiamo a fissare con una vite CP. E così è come si presenta questo scompartimento completo della paratia con i pulsanti di comando e la scatola elettrica. Wow, guardate che bello, spettacolare! Sempre nello stesso vano andremo a montare anche la seconda paratia, che è questo particolare dove troviamo queste due pulsantiere, quella gialla e quella rossa, che vanno, diciamo, un po' ad arricchire di dettagli questi particolari grigi. L'andremo a posizionare esattamente in corrispondenza di questi due fori, rivolgendo gli interruttori verso l'interno del vano. Quindi troviamo la corretta posizione, dopodiché andiamo a fissare tutto con due viti CP. E così è come si presenta questo vano dopo questa fase di assemblaggio. Adesso andiamo a preparare quattro supporti con quattro cerniere superiori. Allora, le cerniere superiori sono queste. Allora ragazzi, sono dei particolari realizzati in presso fuso di alluminio, quindi molto resistente. Allora, il supporto invece è questo, particolare realizzato in plastica. Adesso questo lo andiamo a posizionare qui sulla parte posteriore del supporto e le andiamo a unire tra di loro una vite DM. Procediamo. Ed ecco fatto. Allora, per il momento questa la lasciamo lenta perché non so se va serrata completamente, magari la serriamo dopo. Allora, adesso andiamo a preparare altre quattro cerniere in questo modo. Ed ecco pronte le quattro cerniere con i relativi supporti e adesso le andiamo a montare sui vani. Procediamo. Recuperiamo quindi il primo vano e andiamo a montare i primi due supporti in corrispondenza di queste sedi. Quindi non facciamo altro che montarla in questo modo e fissare il tutto con una vite CP. Procediamo.
Ed ecco come si presenta la prima cerniera montata, ragazzi. Ecco qui, io adesso l'ho avvitata un po' di più, quindi adesso la cerniera è frizionata, perché quando andremo a aprire i portelloni dovranno comunque rimanere alzati, quindi possiamo frizionarla di più. Allora ragazzi, io adesso vado a montare l'altra cerniera qui e le altre due le andiamo a montare sul vano numero 2. Ok, non ve lo faccio vedere, ma vi faccio vedere il risultato finale. Così è come si presenta il primo vano completo delle due cerniere. Mentre questo è il secondo vano, dove abbiamo posizionato una cerniera in questa posizione e la seconda più lontana. Eccole qui, ragazzi. Procediamo ora a montare le cerniere sugli alloggiamenti che abbiamo ricevuto. Allora, ne abbiamo ricevuti 3 di un tipo, che sono identiche a questo, e altri 2, diciamo, di questo tipo, ragazzi. Diciamo che sono destri e sinistri, sono leggermente diversi, quindi fate affidamento alle immagini delle illustrazioni per riconoscerli correttamente. Allora, iniziamo da questo alloggiamento, di questa tipologia. E andiamo a montare qui all'interno una delle cerniere basse che andremo a fissare con vite DM. Allora amici, un consiglio che vi do è quello di realizzare il filetto sul foro della cerniera prima di montarlo, altrimenti ragazzi diventa complicato serrare la vite. Vedete adesso come si stringe veramente bene, quindi realizzate il filetto prima. Ok, ed ecco qui il risultato. Adesso andiamo a montare qui in questo foro un'altra cerniera superiore. E così è come si presenta il primo alloggiamento completo della cerniera inferiore e della cerniera superiore. Adesso andiamo a prepararne altri 2 uguali a questo. Ed ecco pronti i 3 alloggiamenti con le cerniere e adesso li andiamo a fissare sui vani. Recuperiamo uno dei 2 vani e andiamo a posizionare il primo alloggiamento in questa sede. Allora, come potete vedere, sulla parte inferiore c'è un perno, quindi lo andiamo a inserire rispettivamente qui in questo foro, ecco fatto. E qui andiamo a fissare il tutto con una vite DP di tipo flangiata. E adesso vi faccio vedere soltanto questo, poi vi faccio vedere il risultato finale degli altri 2. Ed ecco fatto. Ed ecco l'altro vano con gli alloggiamenti assemblati, dove rispettivamente andiamo a montare uno qui sulla destra e un altro va montato qui alla fine del vano. Ok ragazzi, adesso procediamo a fare le stesse operazioni con gli altri 2 alloggiamenti che abbiamo ricevuto. Sicuramente ne andremo a montare uno qui in questa zona vuota e uno sull'altro vano. Ed ecco gli altri 2 alloggiamenti come si presentano dopo aver fissato le 2 cerniere inferiori e superiori. Mi raccomando, osservate correttamente le illustrazioni del fascicolo. Adesso le vado a montare sui vani. Il procedimento, ragazzi, è lo stesso. Ed ecco il primo vano completo di alloggiamenti, quindi l'alloggiamento appena assemblato l'abbiamo posizionato qui nel posto vuoto. Come potete vedere sono speculari, quindi un destro e un sinistro. Questo invece è il secondo vano, anch'esso completato, e questo è l'ultimo alloggiamento che abbiamo assemblato. Wow, guardate che spettacoli questi vani, ragazzi, sono ricchi di dettagli e componenti. Bene amici, a questo punto siamo pronti per andare a fissare i 2 vani sul nostro semirimorchio, ma prima di fare questo dovremmo smontare la coppia centrale di ruote. Questa qui va smontata, altrimenti non abbiamo accesso a questi fori laterali. Dopodiché dobbiamo, sempre per lo stesso motivo, smontare il supporto inferiore posteriore, che è questo qui, che poi terremo da parte perché sicuramente ci saranno altre fasi intermedie da realizzare. Ok ragazzi, adesso vado a smontare questo mozzo e le 4 viti del supporto inferiore.
Ed ecco come si presenta il rimorchio dopo aver rimosso la coppia di ruote e poi il supporto inferiore. Allora ragazzi, procediamo con il fissaggio del primo vano, che è quello con il comando elettrico. L'andiamo a posizionare nella sua sede, che è esattamente questa, e l'andiamo a fissare da sotto con 8 viti CP. Procediamo. Queste praticamente sono le viti, diciamo che sono coperte dalla ruota, quindi lo smontaggio della ruota era praticamente una fase da fare. Ok, quindi diciamo che una volta che abbiamo avvitato tutte le viti del vano, possiamo rimontare anche la ruota in posizione. Ok ragazzi, fatto questo poi andiamo a montare anche il secondo vano, procediamo. Il secondo vano lo andiamo a posizionare in corrispondenza di questi fori, eccoli qui, e l'andiamo a fissare con 6 viti CP. Procediamo. Bene amici, ed ecco come si presenta il semirimorchio del Ferrari Transporter al termine di questa fase di assemblaggio. Abbiamo montato i due vani sul pianale, abbiamo fissato tantissimi altri dettagli, ossia gli alloggiamenti con tutte le cerniere realizzate in pressofuso di alluminio, quindi cerniere superiori e inferiori che ci serviranno poi per montare i vari sportelli. Guardate qui che spettacolo, adesso ci facciamo una panoramica da vicino. Iniziamo da questo vano. Allora, qui possiamo vedere tutti gli alloggiamenti con le varie cerniere che abbiamo assemblato. Eccole qui ragazzi, guardate quanti dettagli, cioè veramente un modellino abbastanza complesso. Anche questa fase è stata abbastanza lunga, perché tutte queste cerniere da avvitare comunque ha richiesto il suo tempo, però devo dire che il risultato poi alla fine ci soddisfa e ci ripaga di tutto il lavoro fatto. Guardate che bello. La parte che adoro di più, ovviamente, che è quella più dettagliata, è sicuramente il pannello elettrico. Guardate che spettacolo, con tutte queste serigrafie realizzate in maniera veramente realistica. Eccolo qui, i nostri due vani finalmente fissati sul semi rimorchio. Bene amici, il video finisce qui, mi raccomando lasciate un super like al modellino del Ferrari Transporter e al nostro video e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutte le prossime fasi di assemblaggio. Vi lascio questa fantastica panoramica del semirimorchio completo dei due vani fissati e completi di tutte le cerniere. Wow, spettacolare! Ci vediamo al prossimo video, ciao amici!